Quante volte avete visto un video come questo? Comunque, hey, ciao, mi chiamo Ronny e oggi impareremo come importare immagini reali all'interno del gioco. È anche abbastanza facile, vi mostro subito. Allora, basterà aprire Chrome sulla pagina che vi linko in descrizione e andare a prendere un'immagine che ci piace. Per esempio, a me piace il logo della Ferrari, magari non questo, vado a prendere un'immagine a caso tipo, non so, questo mi piace, per esempio. Andiamo a fare tasto destro e salva immagine con nome e andiamo a salvare con nome, possibilmente in un file JPG o PNG o non GIF. Quindi posso mettergli nome Ferrari. Ok, andiamo a salvarlo. Ok, a questo punto andiamo sulla editor e andiamo a drag cliccare il file qua, o meglio andiamo a premere choose file. Speriamo che si apra la cartella apri e andiamo a selezionare il nostro file e clicchiamo apri. Ok, quindi qua ci direbbe che avremo un'immagine di 921.600 blocchi, ma siccome sono un po' tantini e non ne vogliamo così tanti, possiamo diminuire la qualità dell'immagine, ma al punto da restringere, comunque un'immagine visibile, ma da allargare di meno. Quindi l'altezza massima di Minecraft è 256 blocchi, quindi teniamo 256 come altezza. Ho sbagliato altezza. Andiamo a croppare l'immagine in modo da restringere i bordi e fare qualcosa di meno laggoso, tipo così, zac. E andiamo a modificare l'altezza 256 e clicchiamo su converti. Aspettiamo il caricamento e apriamo qua la nostra immagine. Adesso ce l'abbiamo qua. Cosa possiamo fare? Possiamo scontornare l'immagine con questo pennellino, brush e filtro scuro, così li stiamo cancellando. Ok, possiamo anche aumentare la forma del pennello se ci aiuta di più, in questo caso sì, e cominciamo a brushare. Oppure più velocemente possiamo prendere il bucket, riempirlo e andare per il colore, in modo che abbiamo scontornato tutto velocemente. Adesso andiamo a vedere qua. Ok, c'è uno spazio, ma a noi va bene così. Adesso dobbiamo andare su non save, perché ve lo salverà in un file schematic, che per chi non sapesse cos'è è il file compatibile con il plugin di Word Edit, che però noi non abbiamo sul nostro mondo. Ah, potremmo farlo in un server, ma siccome non penso che voi abbiate un server dove costruite roba, e con un plugin, con il plugin di Word Edit importato e con tutta l'accessibilità al plugin, lo andiamo su Convert to Commands, aspettiamo che carichi e vediamo. Potremmo cercare di vediamo, magari la scritta Ferrari non la vogliamo, quindi risparmiamo un sacco di blocchi qua e l'andiamo a cancellare così. Ok, a questo punto riconvertiamo e vediamo che abbiamo 18 common block. Adesso si fa così, attenti. Dobbiamo fare copy to clipboard, questa è la stringa di comando che abbiamo appena copiato. Avremo poi bisogno di un activator rail, quindi activator rail, e di un blocco di redstone, il block of redstone, e di un pulsante ovviamente, di button. Ok, lo prendo con il legno. Adesso bisogna fare esattamente così, shift, tasto destro sul command block, e dobbiamo fare una cosa del genere. E andiamo ad incollare la nostra stringa di comandi dentro il command block. Adesso 3, 2, 1. E vediamo che sta succedendo un casino di roba. Ci giriamo e vediamo che là un po' si è costruita la struttura. Adesso dovremmo continuare. Possiamo fare CTRL A per selezionare tutto e cancellare. Dobbiamo continuare ad andare su Chrome, andare alla pagina 2, copiare, andare su Minecraft, CTRL A, CTRL V e si clicca. Pagina 3, copy e si incolla, e si incolla, e si copia e si incolla. Ok, siamo giunti all'ultima pagina. Si copia, si cancella e si incolla. E adesso vi faccio vedere che qua dietro si dovrebbe essere generato esattamente
il logo della Ferrari. Fantastico, eh? E questo non è niente in confronto a quello che potete creare voi. Quindi, se questo tutorial vi è stato utile, vi chiedo di iscrivervi al canale, l'unica cosa che mi interessa. Spero di esservi stato utile. Vi ricordo che c'è anche per le versioni successive, ma se volete ve ne faccio un altro di tutorial per le versioni più avanzate, che è un po' più difficile il metodo. Se volete vi spiego anche come farlo con WordEdit, che è molto più facile. E niente, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!